Number 38, born in 2009. Was born in 2008. Con il numero 42, nata nel 2008, number 42 in 2008, e di nuovo con il numero 68, una fattrice del 2009, number 68, born in In campo abbiamo le fattrici puro sangue arabe. Sono fattrici, in questo caso sono nate nel 2008 e 2009. È il campionato finale, è un concorso internazionale di categoria B affiliato ECAO ed ANICA.
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il trofeo Miglior Testa. Basta comunicare i nomi dei cavalli che volete partecipare qui al palco regia. In campo le fattrici del campionato finale. Program is offered by EKS Alejandro. Alejandro is a breathtaking individual whose charm is infectious and whose presence is magnetic. Admirers around the globe speak of his remarkable impact. Whether they experienced his unforgettable spirit at the highest levels of competition or a visit to Giacomo Capaci Arabians, the place he calls home. He gives us a reason to dream. Pettorale numero 42 CS Amai. Con il abbiamo come medaglia d'argento, nata nel 2009, si tratta di la numero 68 Zara by Mial. Vince la medaglia d'oro la numero 38 Redwood Lodge Safika, nata nel 2009. Questo è il podio finale delle fattrici. In premiazione abbiamo il signor Giorgio Sparapani, in rappresentanza del Collegio dei Sindaci e Revisori dell'ANICA, Associazione Cavallo Arabo. Medaglia di bronzo è una fattrice nata nel 2008, si chiama CS Amai, è una figlia di Royal Colour e CS Opportunity dell'azienda agricola Filippi Coccetta Marzio. La medaglia d'argento è una fattrice nata nel 2009 ed è la numero 68, Zara by Mial, figlia di Mial e figlia di Aisha di Marco Nardini.
La vincitrice è nata nel 2009, è la numero 38 ed è Redwood Lodge Safika, figlia di Redwood Lodge Artique e Redwood Lodge Saffron. Proprietario della medaglia d'oro al Chevron Arabians ed è il signor Giorgio Sparapan alla premiazione per la medaglia di bronzo CS Amai, azienda agricola Filippi, Colcetta Marzio. La medaglia d'argento Zara by Mial, figlia di Mial e Fragia Isha, di Marco Nardini, azienda agricola. I prossimi ad entrare in campo saranno gli stalloni, quindi gli espositori possono già prepararsi con gli stalloni del campionato finale. Ed ora la medaglia d'oro, il podio, il gradino più alto del podio, il proprietario e l'allevamento Al Sakran Arabian Horse Stud. La fattrice è nata nel 2009, si chiama Redwood Lodge Safika. E il padre è Redwood Lodge Artique e la madre è Redwood Lodge Saffron. È nata in Francia. Anche lei, come le altre medaglie d'oro, parteciperà al campionato Best in Show, al trofeo Best in Show. Le scelte della giuria. Per la signora Silvia Eberhardt, medaglia d'oro la numero 38, 68 l'argento, 42 il bronzo. La signora Kedar ha scelto il 38, il 68 e il 47. 42, scusate. Per la signora Stigler, oro 42, argento al 39, bronzo al 68. Per il signor Veré, oro al 38, argento al 68 e bronzo al 39. E infine il signor Rota, 38, 68, 42. Ed è la numero 38 che ha totalizzato più preferenze, più punti ed ha conquistato la medaglia d'oro. Redwood Lodge Safika, Zara by Mill in seconda posizione con l'argento e bronzo CS Amai. Queste erano le fattrici. Il prossimo è l'ultimo campionato del concorso internazionale, sono gli stalloni, e vedremo poi il campionato Egyptian Event, fattrici e stalloni. Sono cavalli puro sangue arabi quelli dell'Egyptian Event di linea puro sangue araba ma egiziana.